Benvenuti sul canale dell'Omnia. Siamo qui con Flaminio. Da dove? Dove siamo? A siamo Dortmund. No, Marcone niente, lasciamo perdere. Che hai fatto, Flaminio? Top 32. Top 32 a Dortmund, al YSS di Dortmund. Che hai giocato? Tier. Che schifo. Ho giocato Tier, ma smettiamola. Che hai fatto? Come hai chiuso la Svizzera? Un mago Berlino. Ho chiuso 9-1-2. 9-1-2. Partendo 1-2. 1-2. E ha battuto anche il mago dei maghi, mago Berlino. Quindi adesso battuto Simoni. Albus Silente. Eccolo qua. Battuto Simoni. Da cosa hai perso? Ho battuto Voldemort. Ho battuto Voldemort. Davvero, Simoni. Da cosa hai perso? E ho perso da due Exodia. Ho fatto da due Exodia. Vabbè. Uno mi ha fatto in fila a Magna due dopo al Drake, una cosa clamorosa. Era quotato 1-0-1. Va bene. E poi dopo lo vai, vediamo un po' sta profile. Ma io ho Exodia. Sì. C'aveva 5 pezzi. Ci ho provato già, e ha parlato tutti via. Che tiro. Vai. Gira le carte, che fa schifo. Ok, vai. Tre regni. Qua in mezzo questi. Vabbè. Sì, sono troppo forti da Millare. Sono troppo, troppo forti, ma giocati tre. Tre. Okay. E Avnis, Merli. Ma quante giocavi? Che so. Perché queste carte almeno ci devi parlare. Questa è la carta forte della storia di Yu-Gi-Oh! Come si chiama quella carta lì? Skegen con la K. Con la K, ricordiamo. Gag, il best. Triti Arcace sono mandatori, dai. E sì, poi due Fenri, vanno giocati per forza. Carta di grande occasione. Sono due. Sì, no, due almeno non ne faceva uno, perché conto tipo anche Mazio in Mannadium, se fa effetto e non te lo negano, poi schiantare, cioè da un altro Fenri, schiantare su Apollo e evocare un altro. Però vabbè, sì, troppo forte. Forte anche la Millare a volte, puoi fare tipo Semilli questo, e Rhino, Sentinel Clash, Bani questo. Questo non manda niente perché non hai più target in mano. Sì, vai. A giri il gioco barando, ma non è barando. Non hai più carte da scartare. La meccanica, funziona così. Poi? Shizu. Sì. Perché solo uno? C'è anche il quinto Shizu. Mono Diviner. Sì, perché gioco troppi normal. Sono già 4 con queste, 3 Rhino e Merli. E questa è la quinta. Sono troppe. 5 sono troppe. Sono già tante così, guarda. E non lo trovo io, tre. E mono perché va giocato per forza, perché lo mili tutto il mazzo, giuro mili tutto il mazzo, lo mili lo che si ricosci e fa effetto, oppure lo usi come livello di tune per fare bello. Mandievo. Va? Sì, ci sta. Eccolo qui, questo è Adamo? Questo è troppo forte, dai. Shaddoll. Ma spammata fa schifo. In questa versione qua è Brogue, perché non manda solo questi, manda anche altre carte Shaddoll, non manda solo questo. Ma neanche tipo Shizma e Shadow Fish. Poi? Sono troppo forti perché questo qui è un altro Miller. Anche tu insieme con Miller. Miller. Jack Miller. Questa. Ecco. Ma vabbè. Questa è fortissima perché ha da Skiren. Questa è 2 anni che è forte. Basta. Questa perché gioca Terraforming. Questa è troppo forte. Se giochi contro Manite te la devono negare, sennò hai vinto. Se contro il mazzo. Set Rotation. Anche se gioco mono di questa, perché la probabilità di pescare queste due mono specifiche è a 40, gioco a 40, è bassissima, tipo 0.01. Costosi. E se peschi questa è Terraforming molto più forte. Perché l'oppo non ti può fare Perma, non ti può fare Evely. E inoltre puoi fare, se peschi King of the Swamp, puoi fare Chimera a G1. E quindi fai Grid a G1, perché spacchi la terreno che hai dato all'oppo. E poi è un altro mondo zombie che gioco di solito. 3 Scream, troppo forte, Going Second. Meno male, giochi 3. Sì, no, Going Second contro il Cined, troppo forte. Foolish, Goods, mono perché questo mazzo perde se pesca. Ma se pesca si vede. Sono la stessa è carta. È la Platino. Sì, è la stessa carta. Sì, sempre con lei. Non è la stessa. Ok. Goods perché questo mazzo perde se pesca. Se pesca delle. Se pesca doppia coppia di carte, tipo doppia Goods. A uno lui ha giocato. Rischi tipo doppia Goods, per tanto non hai bisogno di fare Goods per giocare, è giusto una mono forte perché c'ho di farmi. Anche a 2 ci può stare comunque. Poi giocavo mono Shadow Fusion addabile, gioco Bugnol.
Poli, uno di Swamp, Monotalent. Non è random, è sempre lo stesso discorso. Questo mazzo perde se pesca. No. Se pesca due carte uguali, perde. L'unica carta che è giustificabile è giocare la più per le Reino perché ha da Skyren. Resto... E se parti con Skyren? Se parti con Skyren, no. Non c'è nulla. E i Saliak a da Skyren. Tri Karma da Perleno che ha da Skyren. Billy non la voleva giocare, è un matto. Ho letteralmente vinto contro Labyrinth sotto Barrier. Perché ho mirato questa. Perleno, Skyren, Barone, con Divania. E poi Sisma. Custom card, la mia. Questo è fortissimo. Nessuno si dimentica, l'effetto più forte non è quello che fa Wind, che manda uno. Sì, tiro costrutto anche a volte. Apka anche, sì. Come contro disco, costrutto. Sì. L'extra, sleeve del posso best. Chiedere, oh, il migliore di tutti. Posso chiedere perché non Malicious? No, no. Perché non ha giocato Malicious? Gioco già gli Shadow e Malicious. Se giochi Malicious e gli Shadow, secondo me hai troppi pali. Poi e non Shadow, giochi Beatrice. Gli Shadow sono troppo, oh, gli Shadow sono troppo più forti perché ci imbloccano. E quindi no, contro Unchained, se tu tipo milli tier più Malicious, ti possono negare il tier di Caesar, ma se tu milli tipo tier più scomata hai vinto. E poi ci hanno, diciamo, l'esperienza queste carte. Cioè, e cadere. Poi contro Mirror Match sei molto più avvantaggiato. Cioè, hanno quasi 10 anni. Che hanno storia. Infatti non gioco dueller, nemmeno di side, perché contro Mirror Match faccio Sisma ho vinto. Magari se l'avessi giocato saresti stato in 16, ma questo è un altro discorso. No, non è vero, no. Non sarebbe cambiato assolutamente niente. Extra, vai, extra. Carlos. Sì. Ci sono a Billy. Allora, la lista, cioè, io e Billy giocavamo più, lo ringrazio, cioè, lo saluto, abbiamo fatto, giocavamo più o meno nella stessa lista, però lui non so come va, non giocava con Carlos, questa cosa incomprensibile. Sì, non so come va. Vabbè, Carlos, quasi clamorose. Kaleido. Graffa, Tapelia, Madrago, vabbè, sì. Chimera, vabbè, Gugnola, carta di forte sì. Non c'è Garura sempre per lo stesso motivo, tanto giochi Beatrice. Con Diviner lo puoi restare, non fare effetti e fare barone per queste 8 e 2. Sì. Fatto un sacco di volte. Costrutto. Apka allora. L'arte che mandi di Gugnol, però questo qui è fortissimo anche ad evocare. Contro Flo. Quando fai Scisma sei blind, becchi Flow. Winda fa schifo, fai questo. Oh no, cazzo. Contro Flow fa schifo. Winda è sempre forte. No, non è vero, cagare. Ah, fai costrutto, perché costrutto puoi mandare Hollow e milli tipo 5 carte in turno drop. Quello di che lo mandi anche costrutto. Questo lo puoi mandare anche di Divania. Mai comes a palo, vabbè. Poi Wind anche. In questa lista è ancora più forte perché se tiri Winda con uno Shadow e dopo va al Cimi, puoi riandare o Scisma o Shadow Fuse. Next la mi donna. Poi Reduer, Barone, fortissimo. E poi giocavo Crosship, Dark e Sprint. Dark l'ho calata poche volte, però è fortissimo a Mirror Match. Questo è un Dark forte. Niente Sprint. Zeus, insomma, meglio Dark. Zeus fa cagare. Zeus fa cagare, non c'è nemmeno più cash, c'è lo Zeus. Poi la side, dai, giocavo questa qui che è una carta più forte del meta. Serata va bannata, un po' forte, ha da Shadow Fusion. Game loss perché la figurina. Ma da Skyrim! Ma che Skyrim qui? Te la formare che sì, sì. Ah, è troppo forte, dai. È la seconda Shadow Fusion, se te la negano, se pensi tipo Shadow Fusion te la nega puoi fare trust da la seconda. Poi giocavo Mondo Zombie, che ne ho veramente un bordello con Metaverso, perché ho due Metaverso Mondo Zombie, con tre Trust, quando vengo primo c'ho Trust, sette Metaverso Mondo Zombie, io Metaverso, e poi c'ho anche sette Rotation e Terraforming. Grazie. Sette Rotation e Terraforming, quindi sono tipo sette Mondo Zombie. Infatti contro Flo ho vinto in top 64. A posto. Poi Evely, a Evely Trust, rispetto a Chimera, rispetto a Rescue Ace, se mi fanno dueller faccio Trust a due Evely, con tutto il board e ha perso, anche se fa duello non cambia niente. E poi contro tutti gli altri matchup eravamo parati, mettevamo anche contro Manladium, puoi ribaltare Dengine, basta che metti un po' di Warbreaker, cioè questi, sono tutte carte che tradono uno per uno, e quindi alla fine finisci negate, e quindi abbiamo messo solo carte che vincevano contro i matchup FTK, quindi Mirror, Puppet e Darkhold, queste qua, 5 beasts. Tutti diversi perché devi pescare diversi, quindi anche se questo chi è meno forte devi pescare diversi. Ci ho vinto contro Simon di Swiss, pescato Magna Baldrake. Adesso quindi c'è te, il re dei maghi. Il re dei maghi. No, Simon non si può battere. Genio, che è fortissimo contro Puli, Shadow Fusion, Genio, Nega Noir. Sì. Puli è una qualsiasi carta. Però questo lo metti anche contro Unchained, perché lo milli, e Negi Caesar. Shikinaga,
perché quando fai quando metti Shadow Bello Fusion la metti sempre perché manda gli Shizu. E è buona averla di side invece che di extra, perché la vedi che cambiano la sleeve, pensano giochi super poli, magari fanno una board scarsa, non la giochi super poli. E poi giocavo per il time cowboy, mai tirato, insomma, la carta. Però è più forte di scarto. Però che fai, la giochi? Forte di... Boh, io non lo voglio giocare in realtà, però vabbè. È più forte di scarto, cioè, perché lo puoi fare sotto shifter e poi più facile da fare, perché 2-4 ce l'hai sempre, è impossibile avere 2-4. E poi questo titolo puoi anche riciclare, rievocarlo. Sinceramente qua l'avevo fatto io all'inizio. Non giochi nemmeno il brick di main, il scarto shot. Perché ricordiamo quello scattershot? Ci ho perso contro Ibiza l'OTS. Ho pescato lo scattershot. Imbarazzante. Va bene, va bene, va bene. Chi ringraziamo? Boh, ringrazio tutti quelli che hanno fatto il viaggio. Marcone, qua da Marcone, allora. Marcone. Davide, Lespo, Ibiza, Fale. Anche Billy, dai, Gag, tutti quelli di Discord, Bilvezza. Mettata. Intanto ci portano il conto. Quadriamo il conto. Dov'è? Ringraziamo il conto. Grazie, ecco, Flaminio, che pagherà questo conto. Bravo, bravo Flaminio. Già che top 32, top 64, tappetino. Top 32, tappetino. 4 aerei ha toccato Fape. Vabbè. Poi ringrazio i best token. Tanto si deve pagare il parcheggio a Milano, quindi. I jolly. Questo non so che sia, però. La montagna, che ormai è morta. Non è mai e Crimson Mentone. Sì, bello, inquadriamolo anche lui. Wakaushi che fiamma. Crimson Mentone. Wakaushi è nell'album. Bra, ringraziamo. Poi ringraziamo anche gli sponsor. Sì, ringrazio anche Hagen. Sì, aspetta. Gli sponsor sì, ringrazio tutti. Non me li ricordo, ma li ringrazio tutti. Bene. Grazie a tutti. Vabbè, dai. Car Market, Ultra Pro. Come sempre ringrazio. Car Market, non Ultra so quanti Pro. Non siamo, ma ringrazio anche la Maga Nera. Nel caso ci fosse bisogno. Top Games. Sì, Ultra Pro, dai. Viaggio fumetteria Arezzo. Grazie. Perché la fumetteria di figli non si sa mai. Ciao, ciao, alla prossima.